Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Siamo quelli che restano, in piedi battagliano su tappi che ballano, gli occhiali li perdono. È sulle note di Quelli che restano, magico duetto targato Francesco De Gregori e Lisa, che scorre il tema dell'Alzheimer, di cui ricorre domani la 26esima giornata mondiale. Celebrata anche a Sondrio con una mela per l'Alzheimer, gazebo con distribuzione di mele della Valtellina, che verrà allestito domattina dalle 8.30 alle 12.30 in Piazza Campello. Ma il piatto forte del momento di sensibilizzazione si è tenuto ieri sera nel ridotto del Teatro Sociale, dove l'Associazione Alzheimer e Demenze della provincia di Sondrio, in collaborazione con Sentemente, col patrocinio del Comune del Capoluogo, presente l'assessore alla cultura Marcella Fratta, ha organizzato una serata di teatro danza a cura di Martina Medde, responsabile dell'associazione culturale Come Mi Senti e regista della pièce ben eseguita dai 15 ballerini sulla scena, con melodie dal vivo di Daniele Tognoli. Questa sera abbiamo cercato di dare respiro a una situazione di fatica che vivono tante famiglie e vogliamo rendere questo messaggio attraverso l'utilizzo del nostro corpo, del nostro movimento, un messaggio universale che possa arrivare a tutti. Spettacolo ispirato al libro La vita non finisce con la diagnosi di Letizia Spanoli, fondatrice del Sentemente Project, sposato da 46 amministrazioni comunali, fra cui in provincia Bianzone e Villa di Tirano. Centro in cui questa sera Bianzone, il 26 prossimo al Polifunzionale di Villa, si replicherà al momento divulgativo. Sentemente è un modello di cura ideato da Letizia Spanoli nel 2014. Quello che fa a differenza di altri modelli è quello di andare a guardare la malattia con occhi diversi, o meglio non guardare solo la malattia, tutto quello che porta via, la malattia si intende ovviamente la demenza, qualsiasi essa sia, ma andare a vedere tutto quello che rimane nonostante la diagnosi. Malattia che coinvolge non solo il paziente ma l'intera sua famiglia, oltre 2.000 i casi fino a qualche anno fa in provincia, in netto aumento. È importante l'associazionismo perché le associazioni permettono innanzitutto l'incontro fra chi assiste, lo scambio di esperienze e attraverso diverse attività che per esempio l'Associazione Alzheimer di Sondrio fa, quali il caffè Alzheimer, la terapia della reminiscenza, il museo per i pazienti affetti da malattia di Alzheimer, sono tutti momenti in parte conviviali, in parte di scambio e di sollievo per i familiari.